Buonasera, eccoci collegati in questa diretta. Vi do il benvenuto da parte di Iperborea. È una serata del nostro festival I Boreali, che purtroppo, come sapete, non si è potuto tenere quest'anno, per cui abbiamo recuperato almeno qualcosina che facciamo online qua e là. Questa è una serata speciale, è una serata molto speciale per tanti motivi. Il primo è che è un evento, come c'è scritto in sovraimpressione prima, a librerie unificate, cioè oltre alla pagina Facebook della casa editrice, questo evento è ritrasmesso da tantissime librerie in giro per tutta la penisola, che ringrazio tantissimo. Non posso farle uno per uno perché sennò saremmo qua collegati ancora a fare l'elenco tra 20 minuti, ma grazie davvero a tutti di cuore e un saluto anche a tutti i loro lettori e amici. Le librerie collegate sono veramente tutta la penisola, da Palermo a Piacenza, da Sassari a Erba, da Telese Terme a Levico Terme. Quindi grazie, grazie a tutti e bentrovati. È una serata poi speciale perché abbiamo qui un evento, insomma, un autore che è speciale per noi, sappiamo che è speciale anche per tantissimi di voi, cioè l'autore è Jón Kalman Stefánsson, lo sapete bene, in collegamento tra poco dall'Islanda e sarà qui a parlare del suo nuovo libro, cioè nuovo perché è appena pubblicato da noi, che è Crepitio di Stelle. In realtà è un libro che lui ha scritto diversi anni fa e che eravamo un po' in astinenza, in attesa di un suo nuovo libro che sappiamo lui ha finito ed è arrivato adesso in Islanda, quindi dateci il tempo di tradurlo, anzi date il tempo a Silvia Cosimini, la sua ottima traduttrice che ha tradotto tutti i suoi libri fin qua in Italia di tradurlo e poi noi di pubblicarlo e arriverà anche da noi. Un altro grazie lo vorrei dare a Matteo Tognocchi e Anna Oppes del nostro staff, senza i quali questo incontro mai si sarebbe potuto tenere né ci sarebbero potute stare tutte le librerie collegate. Quindi grazie, ottimo lavoro Matteo e Anna. Ed eccoci qua. E ultima presentazione, prima di far entrare Jón Kalman, a introdurlo abbiamo l'onore di avere con noi Vanni Santoni, quindi un altro grande scrittore delle nostre latitudini che non ha bisogno di presentazioni. Do il benvenuto allora a Vanni e Jón Kalman. Buonasera a tutti. Eccoli, ci starebbe un bel applauso, fate come se ci fosse. E a questo punto passo direttamente la parola a Vanni, che introdurrà il libro, farà le domande a Jón Kalman e Jón Kalman, parlerà in inglese, così io potrò tradurre per voi. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie Pietro di questo invito, è un piacere, un onore anche per me. Conosco e seguo Jón Kalman ormai da una decina di anni, lo scoprii con Paradiso e Inferno e come ebbi a dire in un video promozionale per le borse Iperborea, rimasi sbalordito perché fu un libro che mi colpì per la sua bellezza, ma soprattutto per la bellezza della sua prosa, che è poi forse la qualità che ricerco più in un testo. Bellezza della sua prosa che poi ho ritrovato in tutti i suoi altri libri e che trovo anche in questo libro che è di fatto il suo esordio, o almeno il suo esordio nella narrativa, perché Stefansson si forma come poeta, continua a essere considerato in patria anche un poeta e anche molto apprezzato e poi debutta nella prosa appunto con questo libro. I romanzi pubblicati sono 8, tutti per Iperborea, quindi visto che oltre a essere uno dei più importanti scrittori islandesi è ormai ampiamente considerato uno dei più importanti scrittori europei, può ben essere considerato anche uno degli scrittori di punta del catalogo Iperborea, sicuramente uno dei miei preferiti, anche se non potrà scalzare Stig Dagerman per altri motivi, e i libri sono 8.
e sono appunto questo crepitio di stelle, poi c'è luce d'estate, paradiso e inferno, la tristezza degli angeli, il cuore dell'uomo, i pesci non hanno gambe, grande come l'universo e il più recente del 2018, storia di Asta. Quindi questo libro si va a inserire come l'ultima uscita, ma in realtà è il suo primo romanzo. E quindi la prima cosa che mi verrebbe da chiedere a Jon Kallman, anche riprendendo il titolo molto bello e molto poetico che è stato scelto per questo incontro, che è Nasciamo poesia, poi gli anni ci trasformano in prosa, una frase che si potrebbe applicare a questo libro, perché questo è un libro anche in parte autobiografico, o almeno gli assomiglia, in cui c'è una trasformazione che comincia con uno sguardo di un bambino e con dei ricordi di antenati che sfiorano quasi il realismo magico, d'accordo? Bisogna capire quanto questo sguardo è immediato, e dall'altro lato però potrebbe rappresentare anche il percorso di Jon rispetto a questo libro, perché dopo aver scritto poesia passa appunto alla prosa nel 2003 con questo testo che oggi arriva anche ai lettori italiani. Jon, I said lots of great things about all your work and this book in particular. You have to trust me. Later, Pedro will tell you if I said the truth. And I wanted for the first question to start from the title that was chosen for this presentation, which is We Are Born as Poetry, but then the years transform us into prose. And this is very beautiful and poetic by itself, but it also could be applied to this book specifically, Crepitio di Stelle, because it's a book where there is a history of transformation which begins with the eyes of a child, but also about your own path, because you began as a poet, and this is actually the first book where you started writing prose and then became a renowned writer of fiction. I started as a poet. I published three books of poetry in the last century. It's always fun to say it. Sì, ho cominciato come poeta e ho pubblicato tre libri di poesia nel secolo scorso. È sempre buffo di parlare secolo scorso. Last century. I have a feeling that I'm very old and very wise. Dire il secolo scorso mi dà la sensazione di essere molto vecchio e molto saggio. And slowly I'm getting older, but not any wiser. Sorry. E anche se effettivamente sto invecchiando, non sto diventando affatto più saggio, purtroppo. For me, well, in many ways. I have sometimes difficulty to see the difference between poetry and prose while I'm writing. Devo ammettere che ho spesso delle difficoltà a trovare le differenze tra poesia e prosa mentre scrivo. And I think it's better to say that I simply don't understand the difference, and I think that's positive for me. Ma posso anche dire semplicemente che non capisco le differenze tra i due, ed è una cosa positiva per me. Of course, there is a great difference, but while I'm writing, I don't sense it. C'è, è vero, bisogna dire, una grande differenza tra le due, ma mentre io scrivo non l'avverto. So, to put it simply, I think it's one could say that I remember everything as a poet, but then I write a prose.
per metterla in modo semplice, potrei dire che io ricordo le cose come se fossero poesia, ma poi quando scrivo mi vengono in prosa. Or as it says in all the oldest books that God is a poet and the world is a prose. O come ho scritto riguardo dei miei libri di poesia di tempo fa, il mondo è prosa. Senti, di certo leggendo questo libro, ma capita anche in altri tuoi libri, si capisce che invecchiando si diventa meno saggi, perché i vecchi decrepiti o di stelle sono decisamente poco saggi. E anzi, a volte fanno anche cose decisamente assurde. Tuttavia, a me dà sempre da pensare come uno scrittore si può rapportare a quel vero e proprio viaggio temporale che è la pubblicazione in un altro paese di un suo libro dopo moltissimi anni, d'accordo? Questo libro per te ha 17 anni e tu hai avuto un percorso che in qualche modo io i tuoi libri li ho letti tutti. Pensa quanto faccio felice l'editore di Perdone. E c'è questo inizio molto poetico, anche piuttosto tenero, increpitio di stelle, che continua in luce d'estate, anche se l'atmosfera inizia in qualche modo a indurirsi, e poi in Paradiso e Inferno, la tristezza degli angeli, il cuore dell'uomo vai giù durissimo, d'accordo? Dopodiché c'è un'altra fase che stiamo ancora studiando, in cui c'è l'esperienza di questa durezza rimane, ma c'è nuovamente una sorta di allentamento. Ora, intanto ti chiederei se questo che ho detto per te ha senso o è soltanto una percezione di lettore che invece per l'autore è completamente errata, e poi di raccontarci appunto come ti rapporti a 17 anni di distanza a questo romanzo, che effetto ti fa ritrovartelo davanti. So, Jon, this time I have to translate the whole question. I said to Pietro that I have read all your books, so he as a publisher was very happy because he sold at least 8 copies. And that being a very affectionate reader, I distinguish three phases in your writing, very visible, I'd say. This beginning with this book, Crepitio di Stelle, or also Luce d'Estate, the second one, which are more poetic but also more tender. Then phase very hard, the trilogy of Paradiso e Inferno, La tristezza degli angeli, Il cuore dell'uomo, where you go in very strong themes and tones, they're very hard books. And then the last phase, which is I reckon still happening, where you maintain a certain hardness that you developed in your prose, but now you are trying new voices and new possibilities of narration. So, first of all, I ask you, what do you think of this analysis of your history as a writer from the perspective of a reader? And then the specific question is, what does this book look like after 17 years to you? Well, it's always fascinating or interesting to hear about how others define me. Fa sempre molto strano sentire le definizioni che gli altri, i racconti che gli altri fanno di me. Well, I myself, I almost never, well, I never think about myself. I just write. Ma devo dire poi che io non raramente penso di me come scrittore, io scrivo. I mean, it's much more fun to think about, Pietro than me. So I think about Pietro and skip me. Quindi mi diverto molto di più a pensare a Pietro che a me stesso, e quindi finisco per pensare a Pietro e non a me. But for
For me, it seems to, when I look back over my books, it's for me, you know, just one body, one face, and that's me. Ma se provo a guardare indietro ai miei vari libri, io riesco a vedere un solo corpo, una sola faccia, e che è la mia. But it must be when it must be different. It depends what are you writing about and how is the world that you are creating, and I think that's create the atmosphere. Ma dipende anche poi di cosa scrivi e il mondo che stai creando, e ovviamente il mondo che crei influisce molto sull'atmosfera del libro. And when you're writing about the past in Iceland, there were no shield between us and the nature. So we had all the force of nature and the cruelness directly into our vein. Per esempio, se parli del passato dell'Islanda, devi tenere conto che all'epoca non c'erano barriere tra noi e la natura, quindi tutta la forza e la crudeltà della natura ci veniva addosso, contro, dovevamo a che fare con questo. While in the modern time, it's more, you know, the nature and its force and the harshness of the past it's more, you know, more distance. We live in luxury. Ma se invece consideri l'Islanda di oggi, non c'è la forza, la natura ha perso quella forza, quella durezza che c'era nel passato. In confronto alla vecchia Islanda, oggi viviamo nel lusso. But again, I never, you know, reflect or think about me as an author. I'm too occupied of, you know, writing what I'm writing. Ma però davvero, essere sinceri, non penso mai a me come autore, penso solo a quello che sto scrivendo in un dato momento. But I do hope that I have many, many faces, but just one heart. E spero davvero di avere molte facce, ma un solo cuore. But the book, yes, well, I don't remember the beautiful name in Italian, but in Icelandic it's Snarki í stjörnunum. Parlare di questo libro, non mi ricordo il titolo italiano, Crepitio di stelle, ma ti posso Snarkid dire come ho fatto. Snarki, ci vorrebbe Silvia Cosimini qua a aiutarmi. Yeah, and it looked like this in Icelandic. Yes, you're getting it. And, okay. You know, beautiful cars there, old cars, and it's, yeah, and it's me on the cover, very, you know, very unclear there. E come vedete dalla copertina, oltre al titolo, sotto c'è una foto con una macchina un po' sfocata, tutta l'immagine sfocata, e ci sono anch'io. But it was. I think this book has always been a bit special for me. Ma forse questo libro tra i tanti è un po' speciale per me. And one of the reasons maybe it was the first time that I was dealing with some, you know, trauma in my past. E forse perché è la prima volta che ho affrontato un grande trauma del mio passato. And perhaps also that I felt that I was doing something new with my, well, not maybe the style, but maybe, you know, the form, how I built up the book and the story. E forse anche perché mi rendevo conto che stavo facendo qualcosa di nuovo, non tanto nello stile quanto nella forma del mio libro. Well, it's my, I was calling my daughter, she had to, you know, answer my phone.
I thought it was, well, when I was publishing, will ringi Auðun, var að ringi mig. When I was finished the book, I was wondering about to name, yeah, have the title, but the subtitle, Sálumessa, Requiem. Finito, una volta finito il libro, mi interrogavo più sul, più che sul titolo, sul sottotitolo che c'è nell'originale, che si chiama Requiem. E nella versione italiana è stato omesso dall'editore italiano, a questo punto lo chiedo, o è poi scomparso in altre edizioni? Sì, lo avete tolto deliberatamente. Confermo. I was asking Pietro if the subtitle was removed as an editorial choice of Hyperborea, and he said yes. I guess he didn't like this record. It was just an idea and way back when, but I thought that was in a way the atmosphere of the book. But then I realized that was just a part of the atmosphere. It's also a lot of joy there. Well, it's curious what you say, because I found it very funny, and we are used to books from you, which can be very hard and with no space for laughter or for relaxation. You know, and while here there are really many funny moments. Traduco tutto, sia John Kalman che Vanni. John Kalman diceva, perché Requiem in fondo però dava conto solo di una parte dell'atmosfera del libro, perché in realtà c'era anche tanta gioia dentro, quindi in fondo non era un sottotitolo adatto. E Vanni commenta su questa cosa di John Kalman, che in effetti in questo libro si ride molto di più che nei suoi libri poi successivi. Bon, e grazie per la traduzione. E ti volevo chiedere, a proposito di, visto che si parla di momenti giusti, no? Ce n'è uno che mi piace molto, in cui a un certo punto il bisnonno del protagonista, che potrebbe essere forse anche il bisnonno di John Kalman Stefansson, questo ce lo dirà lui, si sbronza così tanto che una mattina si sveglia in una fattoria ed è diventato schiavo del padrone della fattoria, perché ha firmato ad ogni effetto un contratto in cui dice che lavorerà per lì per anni in cambio soltanto della bellezza del cielo sopra di sé o qualcosa del genere. E il contadino è un uomo molto semplice, prende estremamente sul serio la parola scritta e quindi di fatto lo schiavizza ed è costretto a fuggire, no? E ce ne sono molte altre di questi aneddoti che stanno proprio in quella zona liminale fra la memoria orale e quelle cose che ogni volta che vengono raccontate si ingigantiscono un po', no? Ecco, quindi ti volevo chiedere, visto anche che quando eravamo off stage Pietro ti stuzzicava chiedendo se il libro era autobiografico o no e tu ti tiravi indietro, quanto queste storie arrivano magari dalle storie della tua famiglia, al di là del fatto che siano vere, false o esagerate? So I was saying, Jon, given that we were talking about the funny parts in this book, there was one among others which I found extremely funny, and it's when the granddad of the protagonist, which might even be your granddad, you will tell us that, drinks so much that one morning he wakes up and discovers that he has become the slave of the owner of a farm, because while he was completely fucked up, he wrote a contract that he signed where he said he would work there for years
with no other pay than the beauty of the sky over him. And there are lots of these things which look like that kind of stories which are orally transmitted, and they are exaggerated. They're not exactly fake, but they're more something that one passes from mouth to mouth, it becomes bigger and bigger, that kind of thing. So I wanted to ask you, also because when we were off stage, Pietro was a bit provoking you about asking you if this was autobiographical and you were backing out a bit. If these stories come from actual stories in your family, or you have gathered from other people in Iceland, or if you just made them up? I think it's a mixture of all this. I mean, I had a great grandfather, as everybody. Sì, sono un po' un misto, come sempre. Diciamo che io ho avuto un bisnonno, come tutti. And I never met him, and I didn't know almost nothing about him, apart from that he was an adventure kind of guy. Io non l'ho mai conosciuto e né sapevo nulla di lui, se non che fosse un tipo molto avventuroso, avventuriero. And I think, but I think, if I remember correct, which I doubt, the only, you know, real thing about his story is advertisement that he put in a newspaper about selling houses and etc. Forse l'unica cosa vera su di lui che ho messo nel libro è l'annuncio che fa di vendita di case, terreni e appezzamenti in Islanda. You can. It's easy to say that I made up those stories. But then again, you never know what you remember, or you never know if something that you think that you made up was something that you heard when you were very young. Sì, diciamo quindi che la risposta facile è dire che mi sono inventato tutto, però sai come funziona, a volte con i ricordi, a volte pensi di esserti inventato tutto e in realtà è una cosa che tu hai sentito quando eri giovane e che è un falso ricordo o vero. So it's the beautiful uncertainty of our memory. Che è la cosa bella dell'incertezza della nostra memoria. And then we have the fiction or the love of the fiction and poetry. I mean, when you start to write a story, even though you have some, you know, something, stories or things from your memory or real life. Ma che è poi il bello della finzione della poesia, cioè tu quando cominci a scrivere una storia, magari che parte da uno spunto. Può essere inventato dai ricordi o dalla vita reale. It started, at least for me, it started very rapidly to change while writing, because the story itself takes over. Che poi in realtà poi appunto parte da uno spunto reale, ma poi cambia molto presto quando poi la fantasia ha il sopravvento. So in the end, I almost have no idea what's, you know, fiction, what's literature, what's real life, and etc. So it's all one mixture. It's just one symphony that you know comes together. Sì, quindi alla fine poi del risultato non ho più idea di che cosa sia ricordo reale. Finzione, forse in fondo è solo tutto un misto o una sinfonia che si compone. And you know, the most important thing is the question
does it work as a whole? Does it affect the reader and etc.? And if that does, then the rest is, you know, just small talks. Ma è la cosa importante è, ma funziona? Cioè è una cosa che va a toccare il lettore e se lo fa, tutto il resto poi è l'influente. Io ho per caso quasi cliccato su comments invece di private chat, dove in privato non ci stavamo dicendo niente perché stava andando tutto bene, e ho scoperto che ci sono tantissimi commenti e tantissime persone collegate, e applausi, ringraziamenti da parte di lettori e librai per averci portato Jan Kalman Stefansson, emozione, applausi, elogi, e a librerie, alcune delle quali ho frequentato. Vediamo se ci sono delle domande, perché sarebbe bello portarle. Felicissime, dicono, they say, Jan, that you look just like Sting. There are lots of compliments and lots of applause. Everybody is very happy of having us here. There is a very unusual amount of comments, I must say, for an online presentation. Pietro can confirm that it's not normal that there are like hundreds of comments, and many people are saying that they have read. It's the young, l'effetto Jan Kalman. Jan Kalman effect. Assolutamente. There are even a couple of people which are pushing Kalman for the next Nobel. And somebody is asking if Iverborea will ever translate the poetry. We know. Bravo, that... bella domanda questa. So, la Silvia Cosimini al momento è al lavoro per tradurre una raccolta di poesie che raccoglie le migliori poesie dei suoi primi tre libri di poesia, e uscirà tra un anno esatto. Ok, dice, the publisher says, but you know, I guess, because you must have signed the contract, that some of your poetry is gonna be translated in Italy. Sì, alcune delle poesie di Jan Kalman Stefansson verranno tradotte in italiano. Vedo adesso che ho sbloccato, le domande stanno arrivando. Io faccio un'ultima domanda io, perché poi voglio lasciar posto a queste domande dei lettori, vi invito anzi a farle. La mia domanda è semplice, adesso sappiamo che non solo c'è un libro di poesia in arrivo, ma anche un romanzo in traduzione, o sbaglio? E quindi due parole sul prossimo romanzo per forza, visto che lo stesso editore ha detto che ha recuperato l'esordio per placare un po' la crisi d'astinenza da mancanza di Stefansson nei lettori italiani. So, Jan, we now know that there is a book of poetry from you, which is upcoming. I invited the readers to make some questions, so if they will arrive, I will report them. But before that, given that Pietro admitted that there is another novel from you, which is in course of translation, I would love you to say just a little something about it. What will be about? How do you feel about it? Well, it's not yet out in Iceland. It will be out in the next week, and it's the title is your absence is the darkness, or something like that in English. Allora, il libro non è ancora uscito in in Islanda, e il titolo è qualcosa come la tua, se non me lo ricordo, scusate, la tua assenza è Your absence is a darkness. Ah, ok, la tua assenza è oscurità. Yeah. And well, what's about I'm I think probably the worst person in the whole universe to describe what my books are about. But it begins when some man wakes up without a memory in a church in a remote fjord in Iceland. Io probabilmente sono la persona peggiore per poter parlare dei miei libri al mondo, nell'universo, ma la storia ha inizio quando un uomo si risveglia senza memoria in una chiesa in un remoto fjord islandese. And he don't know
who he is, his name, his past, or why he is there. Then suddenly he realized he's not alone in the church. There's another man, and he's not sure if it's the priest of the church or even the devil coming after his soul. E lui non sa chi è, non sa il suo nome, non sa il suo passato, non sa perché è lì, e si rende conto che non è solo nella chiesa, e quindi si chiede: ma chi è l'altra persona? Sarà il prete o forse è il diavolo che è venuto a prendermi? But then he goes out of the church and then all the stories start to come. E poi esce dalla chiesa e la storia ha inizio. Bene, io penso che l'ammontare di domande arrivato appena ho dato la stura, caro Ion, dovrebbe darti la misura di quanto sei amato in Italia. Prendo le ultime 5, invitandoti a essere anche rapido, perché c'è una frase del tutto apocrifa di Proust che dice che la presentazione ideale dura 59 minuti, non so neanche se Proust abbia mai fatto una presentazione in realtà. Poi ieri con Gregorio Magini dicevamo che la presentazione ideale è di 45 e oggi invece è arrivata la linea Biancardi che è di 40. Ma possiamo sforare, dai, 45. Un po' si possa sforare, ma ti invito a essere rapido e nelle risposte, perché le domande sono tutte potenzialmente ampie. So, Ion, the amount of questions arrived as soon as I said that the readers were allowed to make them should be the measure of the love of the Italian readers for your work. Many people also saying that, like me, they have read all your books. And I will put you 5 questions and ask you to answer very fast, because you saw Pietro Love's short presentation. 40 minutes is the limit, but we will force him to arrive at least at 45, because it's 5 questions and some can be a bit, the answer can be a bit structured. The first one comes from Maria, which asks how you began writing, how it began your relationship with literature. I started to write rather late. I was about 20 years old, and that's late in Iceland. Most of other writers start to write when they are 2 years old or something. Ho cominciato a scrivere tardi, cioè a 20 anni, che è tardi almeno per gli standard degli scrittori islandesi, che di solito cominciano a 2. But it took me time to find myself. I had to do variation of things before that I discovered who I was. But since then, I have literature is the only the most important thing. E ci ho messo un po' a scoprire questa cosa, che la scrittura, insomma, mi è voluto del tempo per trovare una mia identità nella scrittura. Ma poi, una volta che l'ho trovata, reputo che la scrittura, la letteratura, sia una delle cose più importanti della mia vita. Or the only thing I do well, apart from raising my dog and stroking my cat and being good to my kids and my girlfriend. L'unica cosa che mi viene bene, a parte crescere il mio cane, accarezzare il mio gatto, cercare di essere bravo con un buon padre per i miei bambini e con la mia ragazza. Michela instead asks if there is a specific order you would prefer for reading your books. One should be chronological, or there is another order you would like more? That's one of the luxury of being writer, that you don't have to, you know, decide to think how the readers read your books. Uno dei lussi di essere scrittore è che non puoi decidere come i tuoi lettori leggono i tuoi libri. And usually, you know, to tell the truth, usually the writer himself, he is the worst judge over his book.
books. E poi la grande verità in fondo è che lo scrittore forse è il peggior giudice dei suoi libri. Usually he thinks that his worst book is the best one. Di solito pensa che il suo ultimo libro sia anche il suo più bello. So I think that that's a question that Pietro could ask, could answer. Non so se vuoi dire te da dove cominciare ai lettori, dall'ultimo naturalmente, l'editore vuole sempre. No, guarda, nel suo caso, siccome sono tutti sempre ristampati costantemente, si può scegliere liberamente. Io sono d'accordo con la lettura che ha dato Vanni prima dei suoi libri, quindi io vedo una prima fase che magari possiamo, appunto, che è quella dei Crepitio di stelle e Luce d'estate, che tra l'altro sono anche due libri singoli, quindi magari se uno non è troppo sicuro di che magari lo apprezzerà, può cominciare da questi due, perché invece gli altri libri sono la trilogia del ragazzo, che sono tre libri appunto, e poi il dittico Pesci non hanno gambe, grandi come l'universo. E invece per andare in atmosfere molto più contemporanee, la storia di Asta. Quindi io comincerei da uno dei libri singoli, quindi o Storia di Asta, o Crepitio di stelle, o la Luce d'estate. Bene, poi cito Silvana che dice, Silvana says, there is no laughing, we want the Nobel for Stefansson. Laughing only for apotropical reasons, you know, until you have it, you must just feel it's just a joke, but of course we are all rooting for it. And thank you also, Marina, I appreciate. And I go to the question of Paolo, which asks, which makes many compliments and says that he has read all your books. And he asks if you can suggest an Icelandic movie which you might consider near the atmospheres of your novels. Well, I don't know about that, the atmosphere of my novel. I'm never, you know, seeking after my own atmosphere in other works. But one of the films that I have enjoyed what most is the film called The Ram. Sì, diciamo che di solito non cerco nelle opere di altri le mie atmosfere. Un film islandese che ho molto amato è Ram, che tra l'altro è un film che avevamo fatto vedere ai Boreali di 2 anni fa, molto bello. But I hope that well, I'm sure the film that will be a new film, Icelandic film that will be shown next year, will be capture perfectly the atmosphere in my books. And ci sarà un film che uscirà l'anno prossimo che catturerà perfettamente l'atmosfera dei miei libri. And that's a film made by Sommerlight. Ed è il film tratto da Luce d'estate. The director, who is a great guy, and he forced me to play a little role in the film. Il regista è un tipo fantastico e mi ha chiesto di fare una piccola parte nel film. Beh, questo lo aspettiamo a gloria e vado avanti. Purtroppo non posso raccogliere per motivi di tempo le ulteriori domande che stanno arrivando, ma visto che avete evocato Luce d'estate, cito questo messaggio della libreria Marco Polo di Venezia, che dice che lo consigliano sempre a qualcuno che sta in crisi e di solito funziona per risolvere la crisi, non mi sembra poco per un romanzo. The very beautiful bookshop from Venice says that when they have a reader that comes in and says in some sort of crisis, they give you your novel Luce d'estate, and usually it works. I think it's not for a novel.
And I move to the question of Julie, by Julia, which asks if the sadness that very often we perceive in your and feel in your novels comes from your real life experience. Well, it's I mean, it's hard to say. I think, well, I try to put everything that I have into my books. So more or less, the books are me. Io è difficile rispondere a questa domanda. Diciamo che io metto dentro ai libri tutto quello che ho dentro. I libri sono me. And the sadness is, it can be very beautiful thing. It's something that I think it be, well, the sadness from my in my books partly becomes because of the death. La bellezza può anche essere una cosa bella, almeno credo che nei miei libri lo sia in parte per via della morte. That the fact that we will all die and all that we love will die. Forse perché tutti moriremo, tutte le persone che amiamo moriranno. And I think one of the reasons for I'm writing that because that I dream that my books will encourage people to live their life fully because of that, because of the fact that we will all pass away. E in fondo io scrivo anche perché sogno che di incoraggiare i lettori attraverso i miei libri a vivere una vita piena, perché poi il destino che ci aspetta è quello. And you know, without sadness there is no happiness. E poi perché senza tristezza non ci può essere felicità. Bene, ci saranno alcune domande, sono anche dirette direttamente all'editore, davvero stanno fioccando, ma dobbiamo tenere l'ultima che avevo selezionato, ci scusiamo con tutti gli altri, però se non altro questa grandissima partecipazione a un evento con un autore così ricercato letterariamente dà una grande speranza a chi come me passa le giornate sui libri e alla ricerca della frase giusta, o chi come Pietro passa le giornate a trovare i libri giusti da portare in libreria in un mercato sempre più impazzito e adesso anche minacciato. Quindi mi ha dato proprio una boccata di ossigeno vedere tutta questa partecipazione, tutto questo entusiasmo per Stefansson. I was just saying that it was like a big breath of oxygen to see this much participation and enthusiasm for an author like you, which puts the literary research and the language at the center of his work. I think it can make me or Pietro optimistic about the future of literature, because usually about the future of literature we are always pessimistic, but in the end literature continues at least. And the last question that we are allowed to make is from Antonio, and he asks, what do you suggest to a young author, how to begin, how to work? Well, it's basically to read all the time and very variation of books, you know, old books, new books, and while young, mostly in your own language. Quello che la prima cosa che mi viene in mente è quella di leggere, leggere sempre, leggere tantissimo, con una grande varietà di libri, sia nuovi che classici, e soprattutto leggere libri scritti nella tua lingua. So both written in the language and then translated into language, because the language it's the tool, and without it you have nothing. Sì, nella tua lingua, ma nel senso anche libri stranieri tradotti nella tua lingua, perché la lingua è lo strumento e senza strumenti tu non hai nulla.
And then you know, write all the times, doubt all the time, hope all the time, and when the time comes, try to, you know, show it to someone who has experience to read and to, you know, judge and to give you advice. E poi scrivi sempre, dubita sempre, spera sempre, e se ne hai la possibilità fai leggere quello che hai scritto a un qualcuno che abbia esperienza e che ti possa indirizzare e dare buoni consigli. Bene, con questo dobbiamo purtroppo concludere. Io ricordo che il libro presentato oggi è Crepitio di stelle, ultimo libro di Jon Kalman Stefansson pubblicato da Iperborea, ma primo suo libro, almeno suo debutto nella prosa. Ringrazio innanzitutto Jon Kalman Stefansson che è stato con noi anche molto generosamente rispondendo a molte domande del pubblico. Ringrazio Pietro per aver organizzato tutto questo, per organizzare i Boreali, per aver messo su Iperborea che ci regala tantissimi bei libri, e tutte le librerie collegate, perché questo non era semplicemente un evento online, ma era un evento con un collegamento multilibreria che mi pare, vista la partecipazione, abbia funzionato. So, thank you Jon Kalman. Grazie anche a tutti i lettori e la loro partecipazione, le domande, l'affetto è veramente, come diceva Vanni, una cosa che riempie il cuore. Grazie mille. Assolutamente. Grazie a tutti e aspettiamo il prossimo libro. We wait for the next novel and also for the Book of Poetry. Mi raccomando, Pietro. Thank you very much. Ciao a tutti. Thank you, Jon Kalman.